completata la piegata delle scuderie, 200 metri al punto di partenza. Macchina che accelera. Si ritraggono dall'ala Federico Esposito e Elio Parenti, l'errore in fase di lancio di Nepal Giampe, Ojanez per il comando. Ojanez scavalca Ovi Rob, in terza posizione Newcash, ha sbagliato Orwell Griff, numero 5. La squalifica intanto per Nepal Giampe, 13.4 i 200, Ojanez avanti a Ovi Rob, in terza posizione Newcash, quarto in fuori O'Neill Griff. Si esce dalla curva con Ojanez in avanti su Ovi Rob, in a terza Newcash. 29.7 il quarto iniziale, risale O'Neill Griff con in scia Oscar Schindler, sempre in vantaggio Ojanez. Ojanez completa i 600 in 44 netti. Ojanez al comando nella sua scia Ovi Rob, in fuori O'Neill Griff che ha in schiena Oscar Schindler che è a lato di Newcash, poi Lobo Baumader con all'interno Orwell Griff. Paletto di metà corsa, 34 il secondo quarto, 1.001 per gli 800 alla media di 15.1, con Ojanez leader avanti a O'Neill Griff, al cui interno resta Ovi Rob. Così il completamento del giro in 1.15.9, con Ojanez su Ovi Rob e O'Neill Griff all'esterno, poi Newcash e Oscar Schindler al largo, quindi in linea Orwell Griff e Lobo Baumader. Curva finale, sempre Ojanez all'avanguardia, 36 la terza frazione, O'Neill Griff che in progressione prova ad avvicinare il leader, ingresso in dirittura, Ojanez avanti a O'Neill Griff, Ojanez, O'Neill Griff, Ovi Rob nell'ordine, Ojanez continua al comando, Ojanez sempre su O'Neill Griff, stacca Ojanez, ci prova ancora O'Neill, Ojanez, O'Neill. E per la terza, Ovi Rob e Newcash sembrano i migliori candidati alla fotografia. Le battute conclusive a rallenti, intanto quarto finale 28.8, ultima tempo totale 1.59.5, media chilometro 1.14.7, 4 Ojanez, 6 O'Neill Griff e per la terza probabilmente 1 Ovi Rob sull'8 di Newcash.